Ciao, oggi voglio condividere con voi il mio ordine che mi è arrivato da Amazon. Ho ordinato sabato e oggi è arrivato. Manca un colore ed è il nero. Ho preso questi per fare l'effetto marmorizzato. Questo serve per inserirlo nel DAS bianco normale e fare l'effetto marmorizzato. Voi vi chiederete perché il DAS, visto che in YouTube alcune hanno fatto delle recensioni tra DAS e altre paste, e assolutamente il DAS no, non si può lavorare, non è assolutamente vero. Anzi, questo è a parte che non è tossico, non si cuoce, quindi non abbiamo nessun utilizzo di nessun forno o quant'altro, non è nocivo per la nostra salute e si secca all'aria, e quando è modellato è bellissimo. Per esempio, vi faccio vedere questo viso che ho fatto, l'ho fatto in DAS. Vedete, l'ho carteggiato, poi verrà colorato e farò una bambolina. E a lavorarlo per fare questa, guardate, io che uso anche le paste polimeriche o la pasta alla porcellana fredda, ma fare questo è stato proprio una soddisfazione. In questi giorni poi vi farò vedere come fare anche altri oggetti, perché io ho preso in considerazione di iniziare a fare ancora bigiotteria. Io avevo iniziato a mio tempo con la bigiotteria e compravo le perle, poi ho messo da parte perché non mi piaceva, non mi dava soddisfazione. Mentre la bigiotteria che farò ora in avanti, mi farò anche le perle tutto a mano. Tutto da me, perle, medaglioni e quant'altro, cabochon, me li voglio fare tutti a mano, e quindi voglio vedere se anche questo modo di fare bigiotteria mi dà soddisfazione come il modellismo che ho iniziato a fare. Quindi ho preso queste da Amazon. Anzi, io con Amazon Prime, come ho detto, non ho pagato le spese di spedizione, mi è arrivato in un giorno. Io lo consiglio a tutti perché se c'è qualcosa mi cambiano il pezzo, assolutamente. Io sto parlando solo ed esclusivamente di Amazon Prime, poi per gli altri negozi non so. Poi ho preso questo nel mio supermercato e ho voluto provare anche questi colorati. Non avevo idea di com'era fatta questa pasta qui. Anche questa si asciuga all'aria, l'ho aperta e vi dirò che sono rimasta veramente stupita, perché è una pasta simile alla plastilina, così morbida e liscia, a differenza del DAS bianco. Ah, esiste anche il DAS terracotta. E questa asciugherà l'aria, poi farò qualche cosa e vediamo come si comporta, ma al tatto è fenomenale. Non so come possa venire quando abbiamo fatto un oggetto, però a vedere così è straordinaria. Quindi adesso ho preso solamente il rosso e il blu, questo. Ma a giorni andrò a prendere anche gli altri colori, tutti gli altri colori, perché so che esiste anche oro e argento, ma io quello non l'ho visto nel supermercato, ma mi informerò. Quindi io spero con questo video di aver fatto piacere, e se vi iscrivete al mio canale o mettete mi piace, sarete informati dei nuovi video che inserirò, perché come ho detto, a breve farò dei video col DAS. Poi, chi volesse sapere come si costruisce un visetto, che è molto semplice, fatemelo sapere nel box sotto. Per ora vi ringrazio e ciao, al prossimo!